Ben ritrovati con la nostra pagina sportiva che apriamo parlando di basket. Facile successo ieri dell'Enel Basket Brindisi contro una irriconoscibile Pesaro per 72 a 55. Troppo netta la differenza tra le due squadre. Brindisi ha confermato i progressi palesati a Sassari con un Reynolds leader a tutti gli effetti, mentre i marchigiani hanno davvero fatto una magra figura con 28 palle perse. Unico dato che spiega la sconfitta. Ora l'Enel può tirare un forte sospiro di sollievo e guardare con molto ottimismo alla classifica e servizio. Brindisi-Pesaro, una partita che riporta indietro nel tempo il pubblico brindisino di basket. Settima giornata di Lega A. L'Enel cercava conferme dopo la splendida vittoria contro Sassari. Pesaro invece voleva uscire dal tunnel. Ha vinto l'Enel per 72 a 55 con molta facilità, ma Pesaro è stata davvero poco consistente. Prima del match premiato Beppe Natali, ex di entrambe le squadre negli anni 80. Presente in parterre anche l'ex capitano biancazzurro Cardinali e anche gli di Pesaro. Bucchia ha confermato Reynolds in regia, Gibson in guardia e Simmons pivot. E Simmons comincia da dove aveva finito a Sassari, cioè con una splendida schiacciata. Pesaro è poca cosa, ma Brindisi non ne approfitta in avvio. Gli ospiti in vantaggio 6 a 5 al sesto. Poi Reynolds mette le cose a posto. Primo intervallo 13 a 8 per Brindisi, con tanti errori comunque al tiro su entrambe le sponde. Nel secondo quarto Brindisi allunga con le triple di Robinson e Ndoya. Pesaro sbaglia tanto, non c'è partita. All'intervallo lungo 30 a 15 per l'Enel, con 16 palle perse di Pesaro. Davvero imbarazzante. Nel terzo quarto Pesaro entra con più motivazione, 5-0 al secondo minuto, timeout Enel con Bucchi che vuole svegliare i suoi, soprattutto Viggiano. La partita è equilibrata con Brindisi che mantiene comunque 6-7 punti di vantaggio. Poi il solito Reynolds, che è sempre più leader di questa squadra, crea il solco della sicurezza. All'ultimo intervallo Enel avanti per 53 a 35, con Pesaro oramai in disarmo. L'ultimo quarto si gioca solo per le statistiche. Pesaro è stata davvero una squadra troppo debole. Alla fine l'Enel ha vinto per 72 a 55, pur non giocando benissimo. Migliori realizzatori: Reynolds per l'Enel con 20 punti e Mac per Pesaro con 17. E domenica prossima ancora partita interna per la squadra biancazzurra. Si giocherà contro Montegranaro. Altro match salvezza, quindi bisogna assolutamente vincerlo. Pompeo Barbiero, spicchi di basket. Un Enel trasformata ha messo a frutto questa partita interna, però Pesaro molto debole. Ma la partenza soprattutto ci ha un po' annoiati, sinceramente, perché si sbagliava da una parte e dall'altra. Un Pesaro che in due tempi segna 8 nel primo e 7 nel secondo, insomma, penso che sia record assoluto della squadra pesarese. Brindisi ha giocato un tantino meglio, giocando meglio in difesa, ma sprecando moltissimo in attacco. Poi nella ripresa, insomma, si è visto un maggior ordine in campo, soprattutto quando a guidare la squadra era Reynolds, che stasera ha fatto vedere di essere veramente un giocatore di altissimo livello, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ha rubato alcuni palloni interessantissimi che hanno creato il break definitivo, il break decisivo a metà del terzo quarto. Poi Brindisi ha preso il volo e ha governato la partita, insomma, come ha voluto. Coach, allora, si è ricominciato a fare quello che si stava facendo a Pesaro, a Sassari, quindi un trend positivo che bisogna sfruttare anche nella prossima partita. Cos'è che le è piaciuto di questa gara con Pesaro? Beh, di sicuro la squadra ha messo le mani sulla partita immediatamente, con grande energia, mettendo grande pressione sulla palla, e questo ha sicuramente permesso alla squadra di trovare un buon ritmo difensivo, costringendo gli avversari a tantissime palle perse, percentuali di tiro sporche, e questo ci ha permesso di mettere le mani sulla partita. È comunque una partita non facile, perché loro sono una squadra rognosa che non ti fa giocare bene. Quindi alla fine è stata una partita forse non bella, però che era da portare a casa. L'abbiamo fatta in maniera, direi, convincente, quindi questo è quello che effettivamente ci serviva. Lei non so sempre più leader di questa squadra. Beh, molto bene, devo dire, sono molto contento. Ha fatto una partita eccellente, molto molto solida, sia in difesa che in attacco, veramente un buon giocatore.
Presidente, allora si continua sulla scia di Sassari, seconda vittoria da presidente di questa squadra. Questa è stata, non è stata una partita bella, però l'importante a questo punto è vincere. Sì, grazie mille, grazie ragazzi, ci tenevo a vincere anche in casa la prima partita, adesso abbiamo uno in casa, uno in trasferta, non contano più le statistiche, dobbiamo continuare a vincere. L'abbiamo detto dopo la sconfitta di Venezia, questa è una squadra giovane, una squadra che potrà regalare belle prestazioni, prestazioni un po' meno belle come quella magari di oggi, però vincere è sempre importante. Dovevamo dare continuità all'Expola di Sassari, l'abbiamo dato, adesso piedi per terra, lavoriamo da martedì, non facciamo voli pindarici e pensiamo a battere Montegranaro in casa fra 7 giorni. Si è parlato di settimana del pubblico, come l'ha visto questa domenica? Ma il pubblico, io ho sempre detto che il nostro pubblico è eccezionale e straordinario, ho soltanto fatto una critica, ma non che volesse essere una critica violenta nei confronti delle persone che vanno via, ma è una forma secondo me di rispetto nei confronti di chi gioca, di chi allena, e solo questo, e magari la persona che va via 30 secondi, un minuto prima della fine della partita, non dà la possibilità di continuare a vedere la partita tranquillamente a chi vorrebbe assistere fino all'ultimo istante, solo questo. Però non voglio fare polemiche, il nostro pubblico me lo tengo stretto perché io li sto iniziando a girare i palazzetti Lega 1. Siamo un bel pubblico e quando la squadra continuerà a dare risultati credo che qua dentro sarà difficile vincere per tutti. Passiamo al calcio, il Foggia si aggiudica il derby pugliese contro il Città di Brindisi, valido per l'11ª giornata di andata a girone H del campionato di Serie D. 2-1 il risultato finale di una gara che i biancoazzurri si sono lasciati letteralmente scivolare dalle mani. Foggia-Brindisi, un derby che naturalmente tutti si aspettavano sarebbe stato combattuto ed effettivamente al primo tempo i brindisini lo hanno chiuso con un gol di scarto sui padroni di casa grazie a un rigore che Rizzi si è saputo guadagnare e che è stato realizzato da Albano al 31esimo. Si passa così al secondo tempo dove si registra un gol annullato sempre da Albano che avrebbe potuto anche cambiare la partita, ma il giocatore brindisino era indetto fuori gioco. I padroni di casa non ci stanno e infilano due colpacci grazie alla disattenzione della difesa di mister Francioso e quindi il risultato, anche se con molto disordine in campo, non cambia e il Foggia vince su Brindisi per 2-1. Intanto domenica nuovo derby contro il Taranto ed è questo il momento topico del campionato. Intanto nessuna novità per la società che dovrebbe far sapere come stanno le cose, soprattutto se esistono serie trattative o se, come sempre, siamo di fronte alle solite favole metropolitane. Con questo è tutto, si chiude così questa edizione del telegiornale. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.